Signori, secondo voi c'è un uomo che per quanto infogliato possa avere il coraggio e lo stomaco di approfittare di questa ragazzina qui? E cosa c'è di assurdo? Siete sempre il solito, Fiodor Pavlovich Karamazov, sbruffone provocatore! Sono lavati sempre in pubblico, dunque una storia a tutti familiare. Perdonatemi il ritardo, ma Sverdiakov, il servitore di mio padre, mi ha detto che l'appuntamento era per 1:00 e solo ora vengo a sapere che era per le 12:00. La colpa è sempre degli altri. Lo vedete con i vostri occhi, mi deride, ride di me, pubblicamente, il maledetto! Ma lo so io che cos'è, è un caso sfortunato, ecco che cos'è! Io sono venuto qui, in questo luogo santo, per chiedere giustizia. Mi accusa l'animale, dice che l'ho derubato, che l'ho truffato! No, non offendete vostro figlio! No, scusate, è lui che offende me! Ha già sperperato tutta l'eredità che gli ha lasciato la sua povera mamma, la nostra povera Adelaida. Va sempre in giro a chiedere soldi, accumula debiti su debiti. Per sedurre un'onorata ragazza sarebbe capace di spendere qualsiasi cifra, lo sanno tutti in città, a me poi deve già un patrimonio. Ma io le prove, ho i documenti, ho tutto scritto. E lei non sa poi cosa ha fatto alla sua povera fidanzata, Caterina Ivanovna, un'orfanella di nobilissima famiglia, dal cuore d'oro. Prima l'ha compromessa con una richiesta di matrimonio e ora se la fa sotto i suoi poveri occhi d'orfanella con una seduttrice locale, una donna che, anche se ha vissuto per molto tempo il matrimonio, diciamo così, civile, con una persona assolutamente rispettabile, non viene vista di buon occhio, ma la fortezza inespugnabile! E lui vuole aprire questa fortezza inespugnabile con una chiave d'oro. E per far questo ci ha scialacquato l'intero patrimonio! Non osate insudiciare in mia presenza il nome di una fanciulla nobilissima. Avete dato a lei le cambiali che mi avevate storto perché esigesse da me un pagamento al vostro posto! Lidia, Lidia! La benedizione paterna non conta più nulla, che ne diresti se ti maledicesti? Sputorato ipocrita! Per la fortezza avete cercato di espugnarla da tutte le parti! Soprattutto, me lo ha detto lei e rideva, sentite, rideva! Mi ha detto che avete cercato di entrare in casa sua, che le offrite del denaro! Che pigli a fare un uomo simile! Parli, Maria! Parli, Maria! Mi porta! Parli, la pistola! Per perdonare, per chiedere perdono! Figlia di padre! Vieni qui, ti ammazzo io! Oddio mio! Dio mio! Ah, siete un branco di matti! Ma questa eresia è una vergogna! È una cosa inaudita! Qui non mi si porta rispetto! Ivan, andiamoci! Anche tu, Alyosha, non puoi più restare in questo posto! Prendi il tuo materasso, ce ne torniamo a casa! Ma non posso lasciarvi. È tuo padre.
strana paura di quelli venne Alyosha. Non temeva l'ordine del padre di lasciare il monastero, sapeva che l'aveva detto soltanto per far scena. E poi era convinto che in tutto il mondo non ci fosse nessuno che volesse offenderlo, anzi, che potesse offenderlo. Caterina Ivanovna, ecco di chi aveva paura, di quella donna. Fin dal primo momento l'aveva intimorito con il suo aspetto fiero, imperioso, e sapeva che era l'unica a poter salvare suo fratello Dimitri. Eppure piccoli brividi gli percorrevano la schiena. Se solo fosse riuscito a parlare con suo fratello prima di incontrarla. Bisognava sbrigarsi. Dopo l'appuntamento con Caterina Ivanovna doveva andare a cena dal padre, quindi tagliò per i vicoli, attraversò il bosco e quando fu proprio nelle vicinanze della casa paterna,